Salve e benvenuti ad una nuova puntata di Alla ricerca dei sapori perduti. Quest'oggi siamo in compagnia della signora Eva Costantino di Albanella, che ci delizierà di un'altra ricetta tipica cilentana, quella delle tagliatelle al latte. Ci spieghi gli ingredienti della ricetta di oggi? Allora, farina, zucchero, un pizzico di cannella, acqua e latte. Vediamo la preparazione della ricetta di oggi. Allora, innanzitutto iniziamo con la farina. Io ci faccio la fontana, ci aggiungo un paio di cucchiai di zucchero. Non tanto, sennò facciamo la pasta frolla e non deve essere assolutamente pasta frolla. Sì. Dopodiché mettiamo l'acqua. Questa è semplicissima come impasto perché è soltanto acqua, farina e un po' di zucchero. Quindi adesso stiamo impastando le tagliatelle. Sì, le tagliatelle. Di solito quando si fa la pasta in casa si aggiunge anche un poco d'olio. In questo caso l'olio non lo mettiamo perché altrimenti poi nel latte me lo rilascerebbe, quindi non va bene perché comunque è dolce e comunque non, l'olio in questo caso non ci vuole. Di solito per la pasta in casa, per la pasta fresca, si usa la farina di semola. Sì. Lei sta utilizzando la farina 00 per un motivo particolare oppure è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa, perché per farla con il latte, per farla deve venire un poco più liscia. Invece quando facciamo la pasta da fare tipo il ragù, usiamo la farina di grano duro perché resta più ruvida la pasta e quindi trattiene di più il sugo. In questo caso non ci serve che deve trattenere il sugo e quindi uso, anche perché è comunque un po' un piatto, se vogliamo, dolce. E quindi automaticamente la farina bianca si presta. Un piatto dolce è un impiatto, diciamo, salato. Quali sono le caratteristiche di questo piatto e l'origine? Allora, l'origine, questo è un piatto molto antico perché è un piatto che lo facevano i nostri nonni, i nostri bisnonni per il giorno dell'Ascensione. Questa è una tradizione per il giorno dell'Ascensione. Ed è legato. No, siamo in tema anche con il periodo. Sì, e infatti quello stavo dicendo, che se vogliamo chiude un poco quelle che sono le feste pasquali, perché in effetti l'Ascensione ricade 40 giorni dopo la Pasqua e ricorda proprio l'ascesa di Cristo al cielo, in effetti. E quindi le nostre nonne usavano fare questo piatto e poi lo davano, se lo scambiavano nel vicinato. Come regalo, anche come un dolce. Ancora oggi quando fanno i dolci di Pasqua se li dividono un se po' se li passano un po' così, è un modo anche per augurarsi la Pasqua, in effetti. E quindi ecco, il panetto è pronto, lo lavoriamo un poco perché deve venire un po' duro l'impasto? Normale per le tagliatelle. Perché, vabbè, poi se è un poco morbido, uno ci aggiunge un po' di farina, ma in questo caso non dovrebbe essere morbido. Poi la mia nonna mi diceva sempre che quando si tira la sfoglia basta aggiungere un po' di farina, l'importante è che non attacca. Allora, dopo che abbiamo lavorato per bene la pasta, si tira la sfoglia. Allora, parecchie persone usano tirare la sfoglia con la macchinetta, perché oggi è tutto un poco modernizzato. Certo. Invece la mia nonna mi diceva sempre che la sfoglia va tirata con il classico mattarello perché cambia il sapore della pasta. È un impasto che va fatto riposare oppure no. Direttamente possiamo passare alla fase successiva senza farlo riposare? Sì, infatti è quasi già pronta, anche perché tirandola poi la sfoglia viene lavorata automaticamente. Quindi io la provo a rigirare un altro poco ed è pronta. Il nostro impasto è pronto. E adesso tiriamo la sfoglia, quindi io preparo, metto la farina perché sennò e comincio a tirare la sfoglia. Ecco, questo è il mattarello e rivalutiamo un poco pure gli attrezzi che oggi un poco la società che ci porta a correre, ci porta ad usare sempre quegli strumenti in cucina. Tu che sei chef e lo insegni? Sì, anche se ricordiamo che in origine si usava la mazza di scopa, no? Sì. Ma devo dire che ancora oggi quando si fa la sfoglia un poco più grande c'è ancora qualche nonnina che usa il manico della scopa a mo' di mattarello. Allora, vedi che con la farina, quando la farina è bianca ci vuole un poco di lavoro in più vicino alla sfoglia perché tende sempre a ritirarsi la pasta. Certo. Però è più elastica. Sì. Però a noi ci interessa il risultato finale, quindi si lavora un poco di più, ma il risultato dovrebbe essere migliore.
qua. Questo. Spessore delle tagliatelle normale? Sì, sì, lo spessore normale, quindi abbastanza, non proprio finissima, finissima. Poi questo è anche una cosa che è come piace, pure i gusti, perché c'è chi la preferisce un poco, la tagliatella un poco più spessa. Sempre legata al latte, ricordo che la nonna usava la mattina, ma ancora oggi, mangiare la classica zuppa con il latte, con quindi il prendeva latte. Il pane raffermo, lo riscaldava nel latte e poi diciamo faceva colazione, no? Invece dei biscotti veniva usato il pane cotto nel latte ed era buonissimo. Era molto buono, ancora oggi c'è, devo dire, chi ancora lo fa. Però diciamo che ormai le nuove generazioni hanno abbandonato. Sicuramente, forse oggi si fa più per uno sfizio a volte. Io devo dire la verità, spesso con i miei figli gliele faccio assaggiare queste cose, perché poi mi ricordo di quando eravamo noi piccoli, no? Che le nostre nonne ci facevano fare delle sane colazioni. Oggi forse un poco la merendina è più pratica. Però non piace. Ma guarda, se devo essere sincera e dirti l'esperienza personale mia, i miei figli la gradiscono tantissimo, gradiscono più quella che i biscotti, devo dire la verità. Però, cioè magari oggi i bambini non sono abituati a mangiare come mangiavamo noi. Certo. Anche se a dargliene di colazione come l'abbiamo fatto noi, sicuramente. Ecco, io la giro così e mi aiuto pure a stenderla. È un lavoro un poco faticoso. Non faticoso, però la pasta deve riuscire, perché altrimenti se comincia ad appiccicarsi non ce ne usciamo più. In questo caso è andata bene. Quindi io però nel frattempo che continuo a tirare la sfoglia, vorrei un attimo fermarmi e mettere il latte a bollire in modo tale che mi trovo poi con le tagliatelle, perché il latte deve essere caldo, quindi lascio un attimo qua. Io metto a bollire già il latte, perché deve essere caldo quando deve comunque, non lo metto tutto, ne lascio un poco, perché poi se mi serve aggiungerlo lo aggiungo, altrimenti io lascio il fuoco basso in modo che ci troviamo, anche perché le tagliatelle giustamente non devono venire in brodo, ma deve comunque crearsi una salsina omogenea. Sì. Allora, come vedi, la pasta è pronta, la sfoglia è pronta, quindi io mo la tolgo dal matterello e ne ricavo le tagliatelle. Perfetto. Così. Mettiamoci la farina. La faccio scivolare. E la taglio. Con il coltello, sì. E ricava le nostre tagliatelle. Quindi anche come forma sono uguali a quelle là tradizionali. Sì, 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 sì. Poi io le sto facendo così perché più o meno questa è la misura che vanno bene pure per avere una cottura più veloce, ma pure perché poi è un piatto che va benissimo anche freddo, perché poi si rassoda, viene come un tortino in effetti. Quindi se le facciamo troppo larghe poi non va bene, quindi viene non si allargano per bene. Tradizionalmente viene mangiato anche freddo. Sì, sì, sì. Sia caldo che freddo. Freddo è ottimo perché poi rassodando si può tagliare a fette. Io ci metto la farina, eccole qua. Quindi diciamo facciamo un esempio diverso, però a modi di frittata, frittata di spaghetti. Di spaghetti, sì, viene una specie quindi di... Quindi viene una specie di frittata. Frittata di tagliatelle, sì, eccole qua. Io le lascio qua e mi sposto alla cucina per vedere se il latte è pronto. Intanto preparo la cannella. Allora io aggiungo un poco di cannella, la metto così nel latte, ne metto un poco, solo un poco, e poi lo lascio, poi se ce ne vuole si può aggiungere dopo.
cosetta. Sì. Quasi pronto al bollore. Allora, il latte è arrivato a bollore, quindi io ci metto le tagliatelle. Ma chiamiamole con il nome, Michele. Si chiamano? Lagane. Lagane, ah vabbè, il formato di pasta. Anche sì, le lagane dovrebbero essere un poco più larghe. Sì. Allora, io le ho messe nel latte e le facciamo bollire. C'è da dire una cosa, bisogna stare attenti in questa fase della cottura perché il latte tende a salire. Quindi nel momento in cui bolle è facile che poi ci esce tutto dalla... Ecco perché ho usato anche una pentola alta. Allora, io continuo a girare e ci aggiungo un altro poco di latte e un altro pizzico di zucchero, perché non ci dimentichiamo che è un piatto dolce, quindi lo facciamo bello dolce. Certo. Per la gioia dei bambini. Allora, la cottura non è lunghissima, sì, perché pasta fresca, quindi ovviamente 3-4 minuti di cottura e va bene, però dobbiamo lasciarlo un poco. Dopo 4-5 minuti la cottura è ultimata, quindi io stengo il gas. Allora, io le metto nel piatto. Vedi, Michele, come puoi notare che bella cremina che si è formata. Quindi adesso queste ovviamente sono calde, sono caldissime, però si fanno raffreddare. Eccole qua pronte. Facciamo una spolverata di cannella. Ecco. Ed è pronto. Le nostre tagliatelle con il latte sono pronte. Ricapitoliamo, signora Eva, gli ingredienti che abbiamo utilizzato nella ricetta di oggi. Allora, per l'impasto abbiamo utilizzato farina, zucchero e acqua. Invece per la cottura abbiamo utilizzato il latte con un poco di cannella e poi a cottura ultimata abbiamo fatto una spolverata di cannella. E volevo ricordare che lo zucchero, io ne ho messo 2 cucchiai nell'impasto, però ovviamente è anche a discrezione di come piace, perché in effetti c'è chi le gradisce dolci, proprio molto dolci, e chi le gradisce invece con un poco di zucchero in meno. Quindi, il procedimento invece? Allora, il procedimento è impastare la farina con i 2 cucchiai di zucchero e con l'acqua, quindi preparare un panetto, stendere la sfoglia con il matterello e ricavarne poi le tagliatelle. Nel frattempo mettiamo a bollire il latte. Quando arriva a bollitura, stare attenti perché il latte quando bolle è facile che sale in pentola, quindi usare una pentola abbastanza alta. Buttarci le tagliatelle dentro, farle 4-5 minuti di cottura e poi toglierle, aspettare che si raffreddano un poco e buon appetito a tutti. Siamo giunti al termine di un'altra puntata della ricerca dei sapori perduti. Ringraziamo la signora Eva Costantino per averci ospitato e per averci deliziato di questa ricetta tipica cilentana. È stato un piacere e vi aspetto alla prossima ricetta. Grazie a voi telespettatori che ci seguite sempre numerosi. Se volete partecipare basta scrivere a redazione@lavocedistrada.it. Con questo è tutto, appuntamento alla prossima puntata di Alla ricerca dei sapori perduti.